Festival dell'Antico a Cosenza dal 17 al 19 luglio e ci troviamo presso il Museo Bretti e De Notri, Giovanni. Che siamo venuti a fare oggi? Bene, innanzitutto siamo a Cosenza nel centro storico, che devo dire è bellissimo il centro storico di Cosenza, è stato veramente tutto rimesso a nuovo. Insomma, qua una zona non tanto raccomandabile, adesso è diventata una zona d'élite e questo mi fa piacere perché gli amministratori vuol dire che hanno lavorato bene. Ma noi siamo qua per stasera per innanzitutto onorare una lamentina, che questa sera per la prima volta, questa prima edizione di questa bellissima rassegna che farà, e parliamo di Stefania Mancuso, una persona di alta cultura che fa tanto per la regione e che quest'anno si è, diciamo, inventato o organizzato questo evento. Noi seguiremo questo evento, però molti si domandano: ma perché non è stato fatto a Lamezia questo evento? Noi abbiamo il chiostro, perché non rientrava nei progetti per quanto riguarda il progetto regionale, probabilmente. E questa è una cosa che mi ha Però mortificato. noi questa sera abbiamo augurato anche a Stefania di Certo, riproporla a Lamezia, vero? Quindi la nostra sete diciamo, di di cultura. cultura non si ferma mai, e anche l'amore per la città, perché Certo. dovunque andiamo cerchiamo di portare questo messaggio. Però dobbiamo essere felici perché si fa a Cosenza. Si fa a Cosenza, in Calabria. Stasera ci saranno un sacco di personaggi di cultura, dobbiamo dire. E c'è un ospite importante che fa musica e della musica fa cultura veramente, del Roberto Vecchione, che io ho avuto la possibilità già di intervistare. Fece una bella intervista proprio a Sanremo, in Grado del Londro, e la volle fatta proprio l'intervista nella stanza dove si suicidò il famoso Luigi Tenco. Perciò ho avuto questo piacere e questo onore. Adesso stasera ti lascio lo scettro a te per intervistare Roberto Vecchione, perché veramente fare un'intervista a Vecchione è importantissimo. Importantissimo perché è una persona che uno vorrebbe fare mille domande, è una persona disponibilissima, una persona che nella sua grande cultura, perché sappiamo che è un professore universitario, è così semplice che è facile poi intervistare. Ma anche poeta, scrittore, cantautore, insomma, è un uomo versatile, un uomo che ne fa della cultura il suo pane quotidiano, anche per passione. Però non siamo qui solo per Vecchioni, ma anche perché sopra il museo c'è la Certo. mostra del maestro Maurizio Certo, Carnevali. come vedi poi ci sono tutte lamentine qua, no? Che rappresentano questa bella iniziativa che a livello regionale, possiamo dire nazionale, e c'è anche il maestro Maurizio Carnevale, che insomma è un artista tutto tondo, a 360 gradi, che farà una mostra che noi da qui a poco faremo anche vedere e tu commenterai. Perché? Quindi noi invitiamo intanto chi ci sta guardando a seguirci, perché vi mostreremo sia l'interno del chiostro, che è bellissimo, ma sia la mostra del Maestro Carnevali, quindi i vari eventi che ci sono all'interno del chiostro. Per cui non ci No, è una resta cosa che. importante poi perché Stefania Mancuso sarà una delle premiate Al al Galate. Galà della Gratitudine, perciò a noi ci ha invitato, ci ha dato questo onore di essere qua questa sera. Diciamo che si percepisce già il perché le siamo Vabbè, grati, no? se siamo Perché, ecco, qua, no, ma già. porta Lamezia Terme, tra l'altro, Stefania dovunque, cioè Certo. porta il suo essere lametina, il suo essere professionista, poi in quello che fa, l'amore del sapere dovunque, cioè lei è quella che ci ha fatto veramente aprire gli orizzonti a 360 gradi, quindi le siamo grate anche Persona per di questo. grande cultura, che mi onora stasera essere qua con lei. Bene. E allora a noi non ci resta che goderci lo spettacolo di Vecchioni, ma non solo, le opere del maestro Carnevali e anche le rappresentazioni teatrali del chiostro qui a Cosenza e del Museo dei Bretti. Festival dell'Antico. Se dico questo è perché mi viene in mente un unico nome, Stefania Mancuso, che la cui fama la precede. Ciao Stefania. Ciao, ciao Maria Chiara. Allora, raccontaci questa esperienza, il Festival dell'Antico, intanto perché e dove ci troviamo? Allora, perché? Perché un anno fa, a seguito di un bando regionale,
ho pensato di strutturare un'idea che avevo in mente da un po' di tempo. L'occasione di un piccolo finanziamento messo a disposizione dalla Regione Calabria mi ha dato l'input per mettere su carta questo progetto. E dunque ho immaginato un festival dell'antico, cioè una rassegna di iniziative che potessero trattare il valore dell'antico a tutto tondo, sia attraverso le attività più tradizionali, seminari, tavole rotonde, presentazioni di libri, ma anche con performance di altro tipo, spettacoli musicali, teatrali, mostre, proprio per mostrare come l'antico si presti oggi in questa nostra contemporaneità protesa verso il futuro tecnologico, anche ibrido in qualche modo, che sembra aver dimenticato tutto il passato, dicevo, per dimostrare come il valore dell'antico ancora oggi invece sia attuale e possa generare ancora attività culturale, possa essere stimolo per nuova produzione culturale. E, dal punto di vista delle finalità, questa ci sembrava quella più immediata. Poi gli obiettivi individuali e singoli erano quelli di centrare l'attenzione sui problemi che oggi ha l'antico, e per antico intendiamo un antico ad ampio raggio, il patrimonio culturale, quello archeologico in particolare, in cui io mi sento un po' più a mio agio, il mondo della letteratura antica, le lingue, il latino, il greco, che sono sempre di più trascurate e anche allontanate dalle nuove generazioni. Una riflessione sull'antico ad ampio raggio che possa riportare proprio l'attenzione su quanto il nostro passato sia ancora foriero di nuove prospettive di sviluppo per la nostra generazione, quindi, per quelle future. Quindi un passato vivo, possiamo dire, che è un po' un controsenso se vogliamo. Ecco, cosa manca oggi alla nostra società secondo lei, Stefania? Ma manca una diffusa sensibilizzazione verso il valore del patrimonio. Sempre meno ci sono luoghi in cui il pubblico e il patrimonio hanno un punto d'incontro felice, cioè soddisfacente per entrambi, tant'è che i temi che abbiamo deciso di trattare, perché a voler trattare e parlare di antico i temi sarebbero tantissimi e tre giorni non basterebbero, ma quest'anno abbiamo puntato l'attenzione proprio sull'aspetto della comunicazione, perché se c'è bisogno di lavorare proprio nella direzione della comunicazione intesa come capacità di arrivare al pubblico, perché il valore del patrimonio è un valore insito nel patrimonio stesso, quindi non si deve far niente per aumentare il valore che il patrimonio ha, ma bisogna invece lavorare sulle attività di promozione e comunicazione per trasmettere questo valore. Ecco, la cornice, a fare da cornice appunto al festival, a questo splendido festival, è un chiostro e noi siamo contenti che ci sia stata questa prima edizione, ne auguriamo sicuramente una seconda, ma saremmo ancora più contenti se lo portassi nella nostra Lamezia. Ecco, tu cosa speri, cosa auguri e soprattutto cosa è mancato, perché non a Lamezia? Allora, non a Lamezia perché quando ho partecipato al bando bisognava indicare un bene culturale nel quale realizzare la manifestazione. Io poi ho una, come dire, un'attività diretta in questo museo, nel senso che ho una buona relazione con la direttrice, ci troviamo spesso a programmare e organizzare tante attività, e quindi mi è venuto quasi naturale pensare a questo museo. A Lamezia forse avrei avuto la difficoltà di capire chi avrebbe dovuto come dire, dare l'autorizzazione a fare qualcosa, insomma, devo dire
Sì, un po' frenati, ecco, frenati rispetto a quello che potenzialmente invece si potrebbe fare. Però ecco, il suo esempio è proprio quello di una donna intanto determinata, mi permetta di dirlo, e soprattutto che porta il suo essere vera, il suo essere lamentina anche al di fuori dei confini della sola cittadina. Quindi di questo le siamo grati, e anche per aver istituito, lo possiamo dire, questo festival, che possa avere, che possa essere anche di esempio, e anche un po' che risvegli le coscienze dei lametini che adesso sono dormienti. Glielo auguriamo. Ah, grazie, speriamo di avere la forza e la capacità di fare anche una seconda edizione. In questo momento la fatica per organizzare questa prima edizione è stata veramente tanta, ma devo dire il riscontro che c'è stato, anche la stampa nazionale si è occupato di questo festival, la stampa locale ha proiettato un'idea di Calabria propositiva, che sa progettare, che sa proporre anche cose interessanti per il dibattito che c'è a livello nazionale, perché noi abbiamo discusso in maniera molto interessante nelle due mattine, anche domani lo faremo, di argomenti che sono al centro del dibattito nazionale sul patrimonio culturale, cioè cos'è la comunicazione del patrimonio archeologico, come si deve fare, con quali metodi, con quali strategie. Lo abbiamo fatto a partire dalla presenza di archeostorie nel partenariato, che è una realtà nuova, no? Che ha lanciato il messaggio dell'archeologia pubblica, dello storytelling per i musei, quindi di un nuovo modo di comunicare il valore del patrimonio. E siccome questa è una realtà nazionale che è alla ribalta di tante realtà del nord, del centro nord, io ho voluto che anche in Calabria si affrontasse con la stessa determinazione questo argomento, e che potesse essere anche da stimolo per le nuove generazioni, per tutti quegli studenti che si impegnano nello studio del patrimonio, tutti i nostri laureati in beni culturali che, finita la laurea, si sentono quasi persi in un mercato del lavoro che sembra non offrire opportunità. E beh, io credo che sia stato di stimolo questo nostro dibattito, proprio per far capire che oggi l'aspetto lavorativo è un aspetto che va anche progettato, ideato, inventato, se vogliamo, no? Ogni giovane dovrebbe avere la capacità di pensare in maniera innovativa a alcune tematiche antiche che devono essere proposte con modalità moderne, nuove, innovative. La tecnologia in questo aiuta, ma sono tutti ambiti e settori che vanno incanalati nella giusta direzione del posizionare al centro il valore del patrimonio. Con questo augurio e con questa riflessione interessante e profonda, io ringrazio Stefania Mancuso per quello che ci dà, per l'esempio che ci ha fornito questa sera e che sono sicura continuerà a fare. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Fu allora che Madonna gli disse: hai gli occhi per me, vorrei che accarezzassi stanotte i miei capelli. Fu allora che rispose: grazie Madonna, no, io sono un cavaliere e il re non tradirò. E a lei non valse a niente comprare la memoria di sentinelle e servi mandati a far baldoria. E a lui negli occhi grigi l'amore ritornò, l'attesa di una vita per dover dire no. Che fai sotto le stelle, chi vuoi dimenticare? So chiusa gli occhi e poi andarsene e sparire. Sognò, 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 sognò,
poi come tutti si risvegliò. Sognò, 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 poi come tutti si risvegliò. Tornò di lì a tre giorni, il re della gran caccia, ed egli corse incontro, graffiandosi la faccia, l'ira le fece dire, puniscilo perché lui non portò rispetto alla moglie del re. E lui non valse a niente il sangue e i suoi castelli, procurò la spada e il sole sul viso nei duelli. Quando sentì di dire, di dover dire sì, col cavallo e l'acqua fu cacciato di lì. Che fai sotto le stelle, chi vuoi dimenticare? Socchiusa gli occhi e vuoi andarsene e sparire. Sognò, 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 poi come tutti si risvegliò. Sognò, 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 poi come tutti si risvegliò. Capì d'aver ucciso per essere qualcuno, capì d'aver amato il giorno di nessuno, la strada all'improvviso, la strada si accorciò e sotto un sicomoro la gola si impiccò. Sentì tagliare la corda e gli tesero la mano, ma dentro c'era l'oro, l'oro del suo sovrano. Il re ti paga e chiede di non parlare mai, monta a cavallo e fila più lontano che vai. Che fai sotto le stelle, chi vuoi dimenticare? Socchiuse gli occhi e volle andarsene e sparire. Sognò, 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 ma quella volta non si svegliò. Sognò, 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 ma quella volta non si svegliò, non si svegliò, non si svegliò, non si svegliò. Non si svegliò. Ma grazie. Bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero. Così bello gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il fuoco, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre lui, che questa maledetta notte dovrà più finire.
musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. In questo disperato sole, tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché le idee sono come le farfalle, non puoi togliergli le ali. Perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali. Perché le idee sono voci di madre, che credevamo di avere perso. E sono come il sorriso di Dio, in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Che questa maledetta notte dovrebbe finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità che è così bella in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore. Era il finale, l'ultimo stasimo dell'epocolono di Sofocle. Era che di una bellezza incomparabile, ma musicalmente di una bellezza incomparabile, anche come accenti, come significanza formale, e poi come concetto, come straordinario concetto di accettazione della propria fine e conoscenza della propria continuità, perché Edipo sa che sta finendo, sta morendo, però si è tolto tutti i sassi dalle scarpe, perché ha mandato a fanculo i figli, per tutta la tragedia, i due scemi li ha mandati a fanculo. Sa che sta morendo, però sa benissimo anche che non finisce tutto, che c'è Dio, e non Zeus, Dio. Togliamoci dalla testa questa cosa qua, gli intellettuali greci sapevano queste cose. Sapevano che esisteva Dio, sapevano che esistevano tante cose che altri non sapevano. Sapeva che esisteva la forza dell'uomo, la volontà dell'uomo. Edipo in questo ultimo momento, se qualcuno ha letto l'Edipo Colono, no. Se non l'ha letto lo vado a leggere subito, chiaramente in italiano, perché sennò è un casino, però in italiano è tradotto benissimo, da Pontani e tanti altri. Probabilmente è più sfizioso l'Edipo Re, perché c'è tutto un giallo dentro, geniale, il primo giallo che ha Agatha Christie, il primo giallo della storia, in cui oltretutto l'ispettore è anche l'assassino, perché effettivamente. Che l'idea quindi non è nuova, è già di Sofocle. Ma l'Edipo Colono è un'altra cosa, perché è più umano, perché questo uomo sta andandosene. E allora, nel momento in cui se ne sta andando, e poi cantiamo una canzone che ha poco a vedere con questo, ma molto con l'amore,
le sue bambine, che lui chiama bambine, ma in realtà sono grandi, Antigone e Ismene, sono con lui in questo bosco e piangono perché il papà se ne va. E allora lui le guarda e dice una frase unica che bisognerebbe scriversi in camera, tenersela scritta davanti al letto. Dice ai figli: non piangete, figli miei, non piangete. C'è una sola parola che libera dal male, dal dolore del mondo, e quella parola è amore. Questo è Sofocle, 2500 anni fa. Pensate a quanti l'hanno copiato. Quanto è vero questo concetto, quanto è straordinario questo concetto. In greco poi è bellissimo. E beh, c'è una sola parola. È tutto. È tutto. Tutto il resto è miseria, è piccolezza, è nutrimento squallido. Tutte queste nostre beghette, beghettine, begucce, certo, è vita, lo so, dobbiamo soffrire, abbiamo problemi di tutti i tipi, esatto, esistono anche le tasse, il lavoro, è tutto, i rubli e tutto il resto, esistono anche queste cose, ma che palle, cioè è l'amore quello che conta, l'amore è più di tutto, è più di ogni cosa. E l'amore può andare bene, può andare male, però c'è sempre. È sempre amore, sia nella felicità che nel dolore. Hanno ragione. Il detto è vecchio, tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione, di questo non voglia, se non l'ha capito già. E che gli dico? Guardi, non posso. Io quando ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia Salsina, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo, ma stai gridando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così, trovarti amanti, giocare il tempo sull'erba morta, con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non sono capace più di dire un solo nome. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capito, non mi hai capito mai. Scrivi vecchio, scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo e fai da me, tanto che importa a chi mi ascolta, se lei c'è stato o non c'è stato, e lei chi è? Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì, e se hai le mani sporche, che importa, tienile chiuso, nessuno lo saprà. Milano mio, portami via, ho tanto freddo, schifo, e non ne posso più.
Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai mi l'hanno scusa. Stavo scherzando. Luci e sorsini non ne accenderanno più. Innanzitutto grazie, che bello, grazie, ma rifaremo questa cosa, magari con un'altra canzone, ce ne ho altre di questo tipo, cioè su Grecia e su Roma, ho due traduzioni da Catullo, carine, c'ho anche la storia della battaglia di Maratona, c'ho due palle così effettivamente, dove ci sono, per voi va bene, però se cantarle in mezzo un'aula di scuola media, ci chiederebbero che cos'è sta roba, insomma. Però c'è anche una cosa universale che non possiamo non fare, non cantare, che è una canzone conosciutissima e non si può lasciarvi senza farlo, perché è naturale, è un marchio di fabbrica. E prima di questo ancora ringraziamenti, ringraziamenti a questa meravigliosa struttura. Guardate che io non sono uno che fa che sviolina come Lucio Fava, non sviolina, non so come si dice in calabrese, comunque da lui si dice leccare il culo, non faccio quelle cose lì, quindi grazie al museo dei Bretti o degli Enotri e di tanti altri, perché non sono gli unici che sono passati di qua, che sono stati qua. E grazie a tutta la famiglia, perché loro hanno fatto tutta la Stefania e Danilo, che sono i miei fratelli, Danilo è il mio fratello. Il confuso, sì. Confuso, virgoletta, sì. E l'altra l'ho già citata, la del terzetto, i tre cavalleros, Jessica Giglio l'ho già citata, come propagandista di Ulisse. E poi a tutti gli amici che sono venuti qua, le persone che amano l'antichità, le persone che amano la bellezza che c'è nell'antichità e che possono, che sperano che insegnino poi i loro figli. È una cosa che non passa questa, ci sarà sempre. Resteremo in pochi a far battaglia, faremo quadrato, a un certo, chissà tra 2000 anni come sarà. Però finché vivrò, questo, ai miei figli l'ho insegnato queste cose. E loro hanno delle belle difese, sono felici di questo. Non sono favole, sono verità. E allora, vediamo questa battaglia dell'uomo contro il destino, che ha ormai 50 anni di tempo come scrittura, ma credo che conti ancora adesso, con la quale vi saluto e vi ringrazio tantissimo perché siete stati di una grande attenzione, di una grande sensibilità. Non è facile ascoltare tutte queste cose in una volta sola, bisognerebbe ascoltarne una al giorno e io l'ho fatto tutte in quasi 2 ore, un po' troppo. Grazie.
mi dategli un animale, figlio dell'acqua, degno di un re. Presto, più presto, perché possa scappare, dategli la bestia più veloce che c'è. Corri cavallo, corri, ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò. Non ti fermare, vola, ti prego, corri come il vento che mi salverò. Cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Chiudi quei campi, poi l'albera viola, e anche le torri che il tine toccò. C'era sulla porta quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa di no. Era tra la gente nella capitale, so che mi guardavi con malignità. Sono scappato in mezzo ai grilli, alle cicale, sono scappato via, non ti ritrovo qua. Sbagli, ti inganni, ti sbagli, soldato, io non ti guardavo con malignità. Era solamente uno sguardo stupito, cosa ci facevi l'altro ieri là? Ti aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo due giorni fa. Ho temuto che per ascoltare la banda non facessi tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontana Samarcanda, corri cavallo, corri di là. Ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverà. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Abbiamo gettato un piccolo seme e chissà, tante volte i semi si trasformano anche in piante straordinarie. E allora è arrivato il momento di fare un piccolo riconoscimento al nostro ospite, perché questo premio prevede, e questo festival prevede un premio. Un premio a te. Il premio siete pera e non è siete voi grazie troppo gentile, mi emoziona. No, invece è un premio che in questa prima edizione noi assegniamo d'ufficio quasi al professore Vecchioni, e il premio si chiama il premio Hermes 2019 nella prima edizione, e mi piace condividere con il professore la scelta del personaggio mitico Hermes. Hermes è il messaggero degli dei, non solo, da diverse sfaccettature, è psicoponico, è il collegamento tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi.
Allora proprio in questo senso e con una metafora che vuole recuperare un collegamento straordinario tra un passato ritenuto vecchio, antico e stantio e una modernità che invece è dinamicità, nuova prospettiva e nuove occasioni di conoscenza, noi da qui in avanti proporremo il premio Hermes in Calabria per tutti quelli che si distinguono nella promozione e nella valorizzazione dell'antico. E quindi condividete con me che quest'anno possa andare a buon diritto e si è costruito come al suo professor dottor Scoglio. Per la consegna del premio dovrei chiamare l'assessore alla cultura della regione Calabria, perché voi sapete che questo festival è cofinanziato dalla regione Calabria. La regione evidentemente ha individuato una idea da sostenere che abbiamo potuto realizzare naturalmente con un partenariato messo su, che poi è un partenariato anche di relazioni familiari o altro, ma senza questo stretto collegamento tra le diverse parti, i pezzi importanti del festival, non si sarebbe potuto realizzare. Il quadro rappresenta Hermes, è stato realizzato dal maestro Maurizio Carnevali, che io vorrei chiamare qui sul palco. Anche per questa interpretazione del simbolo ringraziamo il maestro. Vieni qui accanto a me, signora. Beh, allora se meglio di lei può rappresentarla? Ma io ho nella mia produzione, in tutto quello che ho fatto, ho alcune canzoni che parlano del mondo greco, del mondo antico, che ovviamente non ho mai fatto in concerti. Ce le ho lì per queste occasioni particolari e stasera farò queste canzoni, cioè che nessuno conosce, nessuno le ha mai sentite perché in radio non sono mai andate, e quindi chiamiamola una piccola gemma, dai, facciamola, anche se non è una gemma, è una pietra, una bella pietra per particolare per Cosenza e per il Museo dei Bretti e degli Enotri, che è un museo che va valorizzato assolutamente. La forza delle parole di Roberto Vecchioni e soprattutto la canzone d'autore, so che lei tiene particolarmente a questo. Oggi come si sviluppa la canzone d'autore? Ma si è sviluppata in tanti modi, in rami diversi, è andata di qua, di là, di su, di giù, si è mischiata ad altre cose, però la mia canzone d'autore è quella degli anni 70, quella di De André, di Guccini, quella è la canzone d'autore. Canzone d'autore che ha testi che dicono qualcosa, ha una ricerca poetica di un certo tipo, ha delle metafore giuste, spazia, è un po' universale, non spazia in cose particolari, spazia nell'universo. E racconta poesia anche, e poesia significa, come abbiamo detto prima in altre occasioni, anche liberazione. Quindi io amo questa canzone d'autore, non altra. Ecco, la liberazione oggi diventa un sogno, è raggiungibile o no? Non so, dipende da chi vuole liberarsi e chi no. C'è gente che dice io sto bene così, pensa di essere libera, questa gente non ha la minima idea che invece è continuamente serva di qualcosa. Vede che il verbo servire ha due significati. Uno significa che qualcosa serve a me, l'altro è che io sono schiavo di qualcosa.
questo è purtroppo il significato che oggi è più in uso. Maestro Carnevali, qui in questo splendido museo, che è anche un chiostro chiaramente, per presentare la sua mostra che durerà per tutta l'estate, quindi abbiamo modo di poterla visitare. Sì, è stata una mostra un po' laboriosa da montare, perché però sono contento che duri del tempo, perché è una mostra legata in qualche modo proprio a un luogo con queste caratteristiche. Questa struttura, questo museo accoglie una mostra che in qualche modo è dedicata al museo stesso, o a ciò che contiene questo museo. Allora, le sue opere raccontano delle storie che partono dalla mitologia, finiscono anche ai giorni nostri, perché noi siamo figli del passato. Un passato che secondo lei ogni tanto ritorna o è dimenticato? È un passato che in effetti è assolutamente presente. Dimenticato lo è anche, dimenticato per ciò che significa, per quella che è proprio la profondità di questo mondo che racconta di sé, ma che racconta le nostre origini, che racconta tutto ciò a cui siamo legati. La mostra compie questo viaggio in effetti, perché spesso rivisita questi miti trasformandoli, rendendoli attuali in qualche modo, ma soprattutto affermando la loro atemporalità. Non c'è limite in quello che questi miti raccontano, sono validi sempre, ci appartengono. Il suo lavoro è continuo, non conosce festa, non conosce nulla, lei produce continuamente. Ecco, come si fa a produrre? Da dove le partono le idee? Come le sente? Guarda, le idee, tutto il mio lavoro, in effetti si impernia su un'unica ragione, che è l'uomo. L'uomo in tutte le sue sfaccettature, poiché l'uomo mi interessa davvero, non l'ho mai trascurato. E l'uomo si presenta con tutte questo patrimonio, questa ricchezza di suggerimenti, di fantasia, di immagine, di colore, di storie, di momenti legati a, appunto, ad epoche diverse. E ogni qualvolta lo incrocio, io mi approprio di queste situazioni facendole mie e condividendole, diventandone una parte anch'io di quello che vado a raccontare. L'uomo non è mai stato diverso da se stesso, è un essere assolutamente complesso, ma con quelle contraddizioni e quelle verità che si ripetono, sono reiteranti. Io ringrazio Maurizio Carnevali per questa bellissima testimonianza, possiamo dire, e la mostra rimarrà esposta per tutta la durata dell'estate, quindi chi ci segue avrà il tempo, il modo di poterla visitare qui a Cosenza al Museo dei Bretti di Cosenza, quindi vi aspettiamo, maestro. Grazie, io vi aspetto tutti.